Diciamo che nell'ambito del contenimento delle perdite nelle reti idriche, fino ad oggi quello che è stato fatto è stato ricercare le falle e cercare di ripararle. Quello che secondo noi è necessario è un cambio di paradigma, arrivare a prevenire il fatto che le falle si creino. Per questo il modo migliore che noi possiamo in qualche modo proporre è quello di utilizzare sistemi di protezione anticorrosiva sia passivi che attivi come la protezione catodica. Non abbiamo nulla da inventarci, dobbiamo semplicemente guardare a ciò che è stato fatto in altri ambiti, ad esempio quello del gas, l'ambito delle reti del gas, ambito ormai maturo. E l'approccio che è stato scelto ormai decenni fa è quello di prevenire la corrosione delle reti. Attraverso che cosa? Attraverso la protezione catodica e l'uso di rivestimenti. Quello che è il ruolo di APCE, che è l'Associazione per la Prevenzione della Corrosione Elettrolitica, il ruolo che si propone è lo stesso che è stato nel campo delle reti del gas, cioè essere a supporto di chi fa le regole, l'autority o il legislatore, per mettere giù quelli che sono i criteri di protezione delle reti, perché è evidente che non basta avere dei sistemi che cerchino le falle o i buchi nelle reti, ma occorre un cambio di approccio che porti a delle regole e dei criteri che siano in grado di prevenire la formazione della corrosione nelle reti metalliche.